Buongiorno, benvenuti tutti a questo appuntamento della Casa dell'Agricoltura organizzato per oggi sul tema Il cibo si racconta. Il ruolo della Casa dell'Agricoltura, sapete tutti qual è, il tema del cibo in questi anni ovviamente è più che mai alla ribalta e creando forse alle volte uno scollegamento, possiamo dire, tra quello che è il processo di produzione del cibo e poi la realizzazione del cibo che diventa arte, diventa moda alle volte, diventa sicuramente cultura, spesso dimenticandosi di quello che è invece il prodotto, il diretto prodotto del lavoro agricolo. Compito della Casa dell'Agricoltura di ricucire in questo ciclo di appuntamenti il legame che c'è tra il territorio, il paesaggio, il lavoro agricolo e poi il prodotto cibo. Esamineremo, diciamo, il fenomeno del cibo in questo incontro sotto diversi punti di vista. Abbiamo degli ospiti illustri che vi presenterò tra poco. Volevo dare però prima la parola a Gioia Gibelli come presidente della Casa dell'Agricoltura per un saluto e un'introduzione iniziale. Grazie. Intanto grazie a tutti, grazie di essere qua con noi in queste nostre chiacchierate agricole che riescono sempre a coinvolgere delle persone molto importanti e soprattutto dei ragionamenti e degli discorsi molto importanti. Quindi grazie veramente di essere venuti a nutrire, è il caso di dirlo, questa giornata con la vostra sapienza e con la vostra presenza. Io sì, volevo fare due parole veloci di introduzione perché questo è tra l'altro un tema che ci interessa veramente tantissimo e ha in Italia una valenza enorme e proprio per questo motivo mi piaceva sottolineare alcuni aspetti che sono proprio legati a quello che diceva prima. La nostra presentatrice legati proprio ai rapporti tra territorio e, scusate, eccolo qua, paesaggio e cibo. Allora, così, pensando all'incontro di oggi, sono andata a cercarmi alcune immagini un po' evocative. Questa è una bellissima mappa, secondo me, proprio dei cibi. Italiani dell'Italia gastronomica del 1962. È vero che oggi si parla tantissimo di cibo, è un tema proprio anche un po' di moda, però per l'Italia è sempre stato così. L'Italia è il paese al mondo più ricco dal punto di vista proprio delle proposte gastronomiche, delle proposte legate al cibo. E allora la domanda che viene subito è: ma com'è possibile tutto questo? Noi siamo un paese piccolissimo, con poche persone, in termini di popolazione, proprio rispetto ai numeri, enormi mondiali che ci sono oggi, anche se l'Italia è un paese fortemente, popolato, densamente popolato, però abbiamo una diversità che è mostruosa, che dipende da delle caratteristiche, geografiche, orografiche, che sono veramente uniche al mondo. Queste due immagini che vi propongo ci aiutano a capire qual è la ricchezza, da dove nasce tutta questa ricchezza, no? Abbiamo a sinistra le fasce climatiche, noi in uno sputo di paese, perché siamo veramente, mi pare, cioè, dopo lo 0,50% della superficie del pianeta, abbiamo una quantità di diversificazioni climatiche che si accompagnano poi a una incredibile diversità morfologica. Logica, no? Per cui passiamo dalle Alpi, che sono i monti più alti d'Europa, fino alle zone, fino ad avere un perimetro a contatto col Mar Mediterraneo, il famoso Mare Buono, che è il più lungo dei paesi europei. E ci troviamo poi in un contesto proprio mediterraneo che
ha permesso scambi incredibili nella storia dell'umanità e che ha aumentato ulteriormente con i suoi scambi di informazioni, scambi di prodotti, scambi di sapienze, questa ricchezza culturale che poi ha portato al cibo. Quindi la biodiversità fisico-biologica e la diversità culturale che ha trovato proprio nell'Italia il punto di intreccio fortissimo negli scambi di informazioni ha portato una ricchezza incredibile, una diversità incredibile che viene in qualche modo che è il fondamento sul quale si è costruita la ricchezza del cibo. Ecco, nell'immagine di destra, infatti, vedete questa carta che rappresenta le ecoregioni, cioè le regioni ecologiche d'Italia. Anche qui sono tantissime. Se noi questa carta, queste due mappe, le dovessimo confrontare con le mappe della Germania, della Francia, degli Stati Uniti o della Cina, vedremmo che non arriviamo ad avere tutte queste colorazioni pur confrontandoci con paesi molto. Quindi abbiamo una base di partenza che è incredibile e che fa sì che in questo sputo di paese che sia appunto allo 0,5% della superficie del pianeta, lo 0,83% della popolazione mondiale, abbiamo 7.000 specie vegetali edibili che evidentemente sono la base di partenza per costruire qualsiasi tipo di alimento. Abbiamo 60.000 specie di animali, di cui 4.777, quasi 4.800 endemiche, quindi che ci sono qui e non ci sono in altre parti del mondo se non esportate. E il secondo paese al mondo, che è la Cina, ne ha 20.000 di specie con un'estensione che non è confrontabile evidentemente alla nostra. Abbiamo 370 vitigni autoctoni registrati, la Francia che sul vino ha questa titolarità incredibile, ne ha solamente 200, più 533 cultivar di olive, 140 cultivar di grano duro, ma potremmo continuare veramente per ore, voi lo sapete meglio di me rispetto a questo, ma quello che mi premeva mettere in evidenza è proprio questo legame fortissimo che c'è tra la geografia, la corologia, la cultura, gli scambi e di conseguenza il paesaggio con i prodotti che vengono, che fanno dell'Italia veramente un paese unico al mondo e che hanno la possibilità di essere il fondamento di questa ricchezza incredibile di cibo. Qualcuno ha anche detto che l'uomo è ciò che mangia, ecco che perché ciò che mangiamo non nutre solamente il fisico ma nutre anche la mente, ed ecco che questa ricchezza di tipo di biodiversità diventa una ricchezza, può diventare anche una ricchezza anche culturale fortissima, l'importante è riuscire a capirlo. Quindi io mi fermo veramente qui perché voi avete avete cose molto più importanti da dire di quelle che posso dire io, ma mi fermo dicendo che proprio il cibo, con questa frase che ho trovato che mi sembra molto, molto rappresentativa, il cibo è sicuramente cultura perché è anche l'esito della storia, col cibo si potrebbe descrivere la storia di un popolo, ma la terra è una ricchezza che noi abbiamo fortissima, abbiamo una ricchezza importantissima e credo che la sfida del terzo millennio sia proprio la cura di questa terra, la riconoscibilità di questa ricchezza e la cura della terra e dell'acqua, che sono la base di queste produzioni, che poi sono la base di questa cultura incredibile del cibo che fa dell'Italia veramente un paese unico al mondo, non solo per il cibo ma anche per la cultura e per i beni culturali che noi abbiamo, ma il tutto è assolutamente legato e ha le basi radicate profondamente nei nostri territori. Ecco, con questo io vi saluto tutti, ma sto con voi per tutta la mattina perché è assolutamente una mattina troppo interessante e vi ringrazio ancora per la vostra presenza e adesso mi metto in ascolto. Grazie a tutti. Grazie, grazie mille alla professoressa Gibelli che ci ha dato veramente tantissimi spunti in questa sua introduzione da cui partire e da approfondire, perché in effetti
sembrano cose note che sono sotto gli occhi di tutti, ma poi vedere tutti questi dati insieme, no? Uno dietro l'altro, ci fa capire effettivamente in che paese ricco siamo e come effettivamente ha potuto nascere questa cultura del cibo proprio in un paese appunto piccolo come l'Italia. Vi passo a presentare gli ospiti che saranno con noi in questo incontro, che ricordo l'incontro è in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche Ambientali della Facoltà di Agraria di Milano, ma anche con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Milano Bicocca e in collaborazione con l'Associazione Giulia, Giornaliste Unite Libere Autonome, di cui sono rappresentante. E passiamo quindi a presentare gli ospiti di questa mattinata. Abbiamo il professor Alessandro Manterle, che è direttore appunto del Dipartimento di Scienze Politiche Ambientali, ESP, Università degli Studi di Milano. Buongiorno. E poi abbiamo Fabrizio De Fabrizis, che è diciamo a metà tra l'arte e il cibo, metà tra l'arte e il cibo, nonché poi parleremo meglio con lui, perché lui è anche l'autore del blog La città vegetale, cioè l'ambiente visto attraverso l'arte, e già questo è molto interessante, lo andremo a approfondire con lui. Poi abbiamo con noi Patrizia Scafoletti, che è Planning Director del gruppo TBVA, io lo dico così, è all'italiano, Italia, e Elena Dell'Agnese, che è docente di Geografia dei Beni Culturali e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. Dunque, io dopo diciamo la introduzione della professoressa Gibelli, così ricca di spunti, vorrei invece un po', e ci ha fatto anche un po' sognare, no? Sognare, perché poi sull'Italia magari ne diciamo un po', ma non sempre ne parliamo bene, però poi vedere questa ricchezza che abbiamo sotto i nostri piedi, perché alla fine abbiamo questo suolo meraviglioso, un po' ci ha fatto un po' sognare, devo dirlo. E invece vorrei tornare con il professor Manterle con i piedi proprio per terra e vedere, diciamo, che cosa rappresenta, al di là della cultura, al di là di quello che è tutta un'espressione, possiamo definirla di arte, del cibo italiano, invece quali sono appunto i numeri del food in Italia e diciamo com'è la situazione, perché comunque noi non siamo soltanto una potenza creativa, ma dal punto di vista anche economico tutto il sistema diciamo del food è diciamo il primo comparto del PIL italiano. Prego. Non la sentiamo, deve attivare il microfono. Chiedo scusa. Innanzitutto ringrazio molto la Casa dell'Agricoltura per questo invito, che mi fa molto piacere essere qua oggi insieme a voi. Ho questo rapporto con la Casa dell'Agricoltura ormai da diversi anni, siamo anche convenzionati con il nostro dipartimento e quindi mi fa piacere che mi invitano a questi convegni a cui prendo parte sempre con molta diciamo felicità. Ecco, io mi scuso in anticipo perché purtroppo alle 11 ho un'altra riunione a cui non posso mancare, per cui purtroppo non riuscirò a seguire tutti i lavori. Mi spiace molto, ma ahimè, quando ci sono questi sistemi online le riunioni si susseguono uno dopo l'altro abbastanza freneticamente, perché non sono più neanche tempi di spostamento. Un'altra cosa che volevo chiedere prima di iniziare a Maria Teresa è quanto tempo ho, perché francamente non me lo ricordo più. Una decina di minuti, benissimo, pochissimo. Allora, iniziamo subito e quindi devo fare la condivisione, vediamo un po' se sono bravo a farla. Anche 15. Chiedo scusa, un attimino solo, ecco, dovrebbe essere così. Assolutamente, non c'è problema, Anna si sta avviando. Ecco, riuscite a vedere le slide? Le slide no, vediamo la scrivania.
La scrivania. No, allora c'è qualcosa che non va. Allora, ho fatto appena adesso la prova, funzionava tutto come al solito, il bello della Rassicuro diretta. tutti che effettivamente abbiamo fatto le prove prima e funzionava tutto. Allora, il Ma poi il problema. bello della Prova. diretta. Share. Mentre magari risolviamo i problemi tecnici, vi ricordiamo che questo appuntamento è con la Casa dell'Agricoltura, dal titolo Il cibo si racconta, i linguaggi creativi e di genere a confronto. Eccoci qua con le slide. Perfetto, benissimo. Allora, dunque, io sarò una voce appunto un po' fuori dal coro oggi perché il mio compito è quello di illustrare un po' le dinamiche del sistema agroalimentare nel contesto economico. Io partirei dal food paradox che esiste da molti anni, direi, nel nostro pianeta. Il food paradox è questo, cioè noi sappiamo tutti che da un lato esistono un numero elevatissimo di persone che soffrono cronicamente il problema della fame e della sottonutrizione. La FAO stima che siano più di 820 milioni di persone nel mondo, quindi immaginiamo come tutta l'Unione Europea più gli Stati Uniti, una cosa di questo genere, che soffrono cronicamente di sottonutrizione. Ma a questi si aggiungono poi 2 miliardi di persone che soffrono di una cronica deficienza di alcuni micronutrienti. E quindi capite che da un lato la situazione, da questo punto di vista, è estremamente grave. D'altra parte, però, abbiamo anche il 13% della popolazione mondiale che è classificata come obesa. Questo è il food paradox che da tempo esiste sul nostro pianeta, no? Da un lato quindi la sottonutrizione e dall'altra parte un problema enorme di sovrannutrizione. Naturalmente la sottonutrizione si localizza soprattutto nei paesi, chiamiamoli in via di sviluppo, un po' un eufemismo, ma insomma conosciamo tutte queste realtà dell'Africa, dell'Asia, dell'America Latina, e dall'altra parte invece l'obesità è un problema che riguarda i paesi industrializzati. Tuttavia, c'è un denominatore comune fra queste due situazioni e il denominatore comune è la povertà. Cioè, sia la sottonutrizione, quindi questa cronica mancanza di cibo che, come vi ho detto prima, riguarda più di 800 milioni di persone, ma anche l'obesità è un problema legato alla povertà. Perché anche l'obesità è un problema legato alla povertà? Perché gli obesi sono, diciamo, costituiti in maggioranza, naturalmente non esclusivamente, da quella fascia della popolazione più debole, da quella fascia di popolazione che ha un reddito meno elevato, che ha un'educazione, cioè diciamo un livello di scolarità piuttosto bassa, soprattutto gli anziani e così via. E quindi sono quelli che hanno meno cultura sul versante nutrizionale. Allora, questo qua è il tema centrale che si dovrà affrontare nei prossimi anni. Tema centrale appunto per cercare di risolvere questo paradosso che è veramente drammatico, no? Da un lato questa sovrannutrizione, dall'altra parte la sottonutrizione. C'è poi un altro aspetto da considerare, e cioè che la popolazione mondiale sta crescendo e sta crescendo rapidamente. Si stima infatti che nel 2050 raggiungeremo quasi i 10 miliardi di persone nel mondo. Questo vuol dire che c'è bisogno di più cibo, c'è bisogno di più alimenti, c'è bisogno di maggiore produzione agricola e naturalmente questo da un lato richiede un'agricoltura e un sistema agroalimentare complessivamente più efficiente e più produttivo, ma dall'altro dobbiamo anche considerare, come vedremo anche successivamente, che l'agricoltura in particolare, in generale tutto il sistema agroalimentare, queste attività determinano delle problematiche ambientali. E quindi c'è questo aspetto, cioè la crescita della popolazione necessita di alimenti, ma la maggiore produzione crea dei problemi da un punto di vista ambientale. Infatti, se noi andiamo a vedere, ad Posso esempio, interrompere un attimo per chiedere di girare le slide? Perché non stanno andando.
Non si vedono? Si vedono, ma sono fisse. E come posso farlo? Ecco, adesso girano. Allora le tengo così in modalità non presentazione. Allora, mi spiace, questa slide non l'avete vista? No. Vabbè, per fortuna ci sono pochi numeri e ve li ho detti io a voce, ok? Allora, ti stavo dicendo che se noi andiamo a vedere, per esempio, i dati sulla superficie forestale, notiamo che dal 1990 al 2015, secondo i dati della World Bank, nei paesi latinoamericani questa superficie forestale è diminuita di 970 km quadrati, cioè una cifra enorme, gigantesca. Nella zona subsahariana dell'Africa, meno 830 km quadrati di foresta, e che sono stati sottratti appunto agli alberi e che, come sappiamo, rappresentano queste enormi foreste, rappresentano un polmone verde che permette di in qualche modo di ridurre l'eccesso di CO2. Notizie positive ci giungono dall'Europa e dall'Asia centrale, dove è aumentata la foresta, però insomma sono numeri che assolutamente non compensano la riduzione forestale nei paesi africani e dell'America Latina. E questo tema ci porta ad altra grande sfida che dovremmo affrontare nei prossimi anni, che è quella della sostenibilità del cambiamento climatico. Da questo punto di vista c'è una domanda che riguarda anche tutti noi consumatori, e cioè se le nostre abitudini, se le nostre scelte quotidiane, day by day, possono portarci verso un sistema agroalimentare che sia più sostenibile. Questa domanda la riprenderemo alla fine, perché ve la vorrei lasciare come domanda che riguarda un po' la nostra vita di tutti i giorni, e quindi che può in qualche modo proprio porci un interrogativo molto serio. Ora, come tutti sappiamo, le Nazioni Unite hanno stabilito i 17 obiettivi sullo sviluppo sostenibile. E la questione food rientra in diversi di questi. Innanzitutto nell'obiettivo 2, cioè quello che si chiama Zero Hunger, cioè abolire il problema della fame nel mondo e sviluppare un'agricoltura sostenibile. Ma anche nell'obiettivo 12, che è dedicato diciamo, a un consumo e una produzione sostenibile, dove si dice che gli individui devono contribuire a cambiare i modelli di consumo e soprattutto a ridurre quelle che sono le perdite e lo spreco alimentare. Ma anche nell'obiettivo 13 si parla di cambiamento climatico, e quindi qualcosa che ha a che fare direttamente con l'agricoltura e il sistema agroalimentare. Detto quelle che sono le principali sfide dei prossimi decenni, c'è però da domandarsi che cos'è il sistema agroalimentare, perché è una cosa abbastanza complessa e spesso si confonde un po'. Allora, il sistema agroalimentare è l'insieme di tutte le attività che vanno dall'agricoltura e comprendono tutto il processo di trasformazione degli alimenti, la distribuzione fino ad arrivare alla ristorazione. E includono naturalmente anche il consumo finale, consumo che possiamo distinguere in consumo domestico e in consumo extradomestico. Quindi tutte le attività che riguardano la produzione di alimenti. In una versione più estesa del sistema agroalimentare possiamo comprendere, a monte dell'agricoltura, anche quelle attività che riguardano la produzione di sementi, di attrezzature, di macchine per l'agricoltura e per l'industria alimentare, di antiparassitari, fitofarmaci e via dicendo. Allora, tutto questo riguarda il settore alimentare. Da notare che agricoltura, industria alimentare, distribuzione e ristorazione rappresenta in qualche modo l'offerta di alimenti, un'offerta che è divisa in differenti step, diciamo, mentre la domanda è rappresentata dai consumi domestici e dai consumi extradomestici. Si parlava prima dell'importanza del sistema agroalimentare. Ecco, qui abbiamo gli ultimi dati disponibili a livello europeo, e in effetti il food si colloca tra
i settori, diciamo, il food nel suo insieme rappresenta decisamente il settore più importante anche nell'economia europea, però naturalmente poi, come dicevo, il food è composto da diversi settori. Ecco, qui notiamo che qui abbiamo il fatturato e il valore aggiunto dei diversi settori dell'industria, del sistema agroalimentare. Come potete vedere, in buona sostanza, in termini di, prendiamo il valore aggiunto, che è il dato più interessante. I settori più a valle del sistema agroalimentare, cioè diciamo, il commercio all'ingrosso e la distribuzione, sono quelli che insieme hanno il valore aggiunto maggiore. Vedete qui, è un valore aggiunto che sfiora i 300 milioni di euro. Poi c'è l'industria alimentare a livello europeo con 246 milioni di euro e poi l'agricoltura con 235 milioni di euro. Insieme quindi formano un valore decisamente elevato. L'agricoltura quindi all'interno di questo contesto è quella che ha i numeri minori, ok? E invece i numeri maggiori sono quelli dei settori a valle, no? Quelli direttamente a contatto con il consumatore finale. Le cose cambiano però se noi consideriamo l'occupazione. Infatti, sempre a livello complessivo europeo, guardando gli ultimi dati disponibili sull'occupazione, notiamo che nell'agricoltura ci sono addirittura 9 milioni di occupati, cioè una cifra spaventosa. Nell'industria alimentare troviamo 4,8 milioni di occupati, nel commercio all'ingrosso 2 milioni di occupati e nella distribuzione al dettaglio 7 milioni di occupati. Considerate che nella distribuzione al dettaglio abbiamo sia piccoli negozietti tradizionali, diciamo così, in tutta Europa, e sia naturalmente la grande distribuzione, supermercati, ipermercati, via dicendo. Quindi, se mettiamo insieme questi dati, si arriva a più di 20 milioni di persone che lavorano nell'ambito della produzione e distribuzione di alimenti. Poi, e quindi ecco, la cosa interessante da notare è che mentre in termini proprio di valore, sì, di valore aggiunto che hai fatturato, l'agricoltura rappresenta il settore più piccolo, in termini occupazionali rappresenta il settore più importante, con questi 9 milioni. Ma anche la distribuzione ha un numero di addetti molto rilevante, dovuta soprattutto alla miriade di piccole superfici che caratterizza questo settore. A livello italiano, diciamo che i dati vengono confermati, cioè questa grande fetta gialla che troviamo qui è il valore aggiunto della distribuzione, tutta la distribuzione, quindi commercio e distribuzione tutti insieme, che rappresenta il 56,8%, quindi 57%, diciamo, del valore di tutto il sistema agroalimentare, e se lo sommiamo questo alla ristorazione che rappresenta il 15%, vedete che si raggiunge una percentuale decisamente elevata, intorno al 70%. Poi abbiamo l'agricoltura, l'11%, e l'industria. Complessivamente il sistema agroalimentare in Italia arriva a quasi 300 miliardi di euro, con un peso che è il 17% del prodotto interno lordo. Quindi un peso decisamente consistente. E con questa peculiarità, cioè come dicevo prima, che le attività più a valle sono quelle non solo che hanno dei vantaggi perché sono direttamente a contatto con il consumatore finale, ma sono quelle anche che hanno il valore aggiunto maggiore. Accanto però a questi dati economici è interessante osservare anche dei dati concernenti le emissioni di CO2. A questo proposito, o meglio, l'emissione di clima alterato sera. A questo proposito si può notare come a livello europeo il 67% delle emissioni è dovuto al settore agricolo. Quindi il grosso produttore di emissioni è la CO2. Ecco perché prima dicevo, certo c'è bisogno di un'agricoltura più efficiente, di un'agricoltura che sappia affrontare la sfida della crescita della popolazione mondiale, però d'altra parte occorre anche un'agricoltura che sia sostenibile, proprio perché, come si può vedere,
l'agricoltura è il principale responsabile delle emissioni all'interno del sistema agroalimentare. Al secondo posto si colloca l'industria alimentare e poi via via gli altri settori. Ora, siccome il tempo è limitato, vorrei darvi alcune informazioni su due elementi del sistema agroalimentare. Cioè, l'agricoltura, bene o male, la conoscete perché la Casa dell'Agricoltura parla un po' sempre, diciamo, del settore agricolo. Quindi mi concentrerei un attimo sull'industria alimentare e sul, invece, il consumo. Allora, l'industria alimentare a livello europeo rappresenta il settore manifatturiero più importante, con un fatturato complessivo di 1.200 miliardi di euro. 1.200 miliardi di euro, quindi già dalla cifra, insomma, una cifra imponente. Come abbiamo visto, ci sono tantissimi occupati, quasi 5 milioni, certo in agricoltura abbiamo visti 9, comunque 5 milioni di occupati, quindi un numero molto elevato, e abbiamo anche tantissime imprese. Ricordiamoci che il modello che conosciamo in Italia, cioè quello della piccola e media impresa, è un modello condiviso anche a livello europeo. Infatti, a livello europeo, le piccole e medie imprese rappresentano il 43% in termini di fatturato, quindi una cifra decisamente elevata, ma addirittura il 58% in termini di occupazione. Quindi il modello basato su un tessuto produttivo della piccola e media impresa non è solo italiano, ma si estende in tutta l'Europa. Ecco, un dato estremamente interessante riguarda l'andamento della produzione. Ecco, qui vediamo dei dati che vanno dal 2008 al 2020 e come potete vedere l'industria alimentare ha un fatturato, una produzione decisamente costante, tendenzialmente in crescita. Quindi un aspetto da sottolineare, che vale però non solo per l'industria ma per tutte le attività alimentari, è la loro caratteristica di essere attività anticicliche, quindi che non risentono molto del ciclo economico. In particolare, se qui andiamo a vedere i dati sul 2008-2009, in particolare 2009, quando si è sentita la crisi finanziaria internazionale, vedete che molti settori, come per esempio quella dell'automotive o del generale settore meccanico, hanno avuto delle perdite produttive molto consistenti, mentre nell'agroalimentare non si sono registrate variazioni considerevoli. Ecco, questa è una caratteristica fondamentale, naturalmente, perché ha a che fare con dei fabbisogni e delle necessità nutrizionali, che sono beni, quindi la produzione di beni di prima necessità. Un'altra cosa volevo farvi vedere: come il settore farmaceutico anch'esso è anticiclico ed è cresciuto moltissimo fino ad arrivare a questi valori del 2020, e che noi possiamo immaginare, nonostante la pandemia, appunto, è un settore che è cresciuto ovviamente tanto. Quali sono i paesi che hanno la più forte industria alimentare? Beh, diciamo che nel contesto europeo noi ci posizioniamo abbastanza bene, perché al primo posto c'è la Francia, la vedete qui con questa linea nera tratteggiata, al secondo posto la Germania, al terzo posto l'Italia in termini di fatturato. Quindi l'Italia ha un fatturato importante che raggiunge i 100, attualmente gli ultimi dati parlano di 140 miliardi di euro, e come vedete dal 2005 questo fatturato, seppur a prezzi correnti, quindi non tenendo conto dell'inflazione che c'è stata, ma è cresciuto con alcuni stop, per esempio nel 2009, ma insomma non è che poi sia diminuito molto, una riduzione leggera nel 2013, ma sostanzialmente si è avuto una buona crescita del fatturato. Naturalmente, se noi la consideriamo a valori reali, quindi considerando un po' dell'inflazione, la crescita è un po' diversa, perché ovviamente c'è stata un po' di inflazione che va tolta da quella crescita del fatturato che abbiamo visto prima, ma in ogni caso la performance è complessivamente positiva. E come mai questa performance positiva della fatturata dell'industria alimentare? Bene, il grosso è dovuto al fatto che gli imprenditori italiani hanno potenziato le esportazioni. Infatti, se vediamo dal 2013 al 2018, c'è una notevole crescita delle esportazioni, che sono arrivate a quasi 34
miliardi di euro, adesso si viaggia intorno ai 35 miliardi di euro. La cosa interessante è questa, che la nostra industria alimentare, come anche la Presidente della Casa di Cultura diceva prima, è sempre stata molto legata all'Italia e alle tradizioni italiane, però da alcuni anni invece si esporta molto. Il modello del Made in Italy è diffuso in tutto il mondo e lo sappiamo, ma l'industria alimentare italiana è sempre stata più collegata alla realtà nazionale. Però queste esportazioni hanno modificato le cose, infatti attualmente si arriva a circa un quarto del fatturato che viene esportato, quindi un valore consistente. In buona sostanza, quindi possiamo dire che il fatturato industria alimentare è aumentato, in termini reali è leggermente diminuito, ma questo insomma non è che ci preoccupa molto. I consumi domestici sono rimasti sostanzialmente stabili e la leva fondamentale della crescita è rappresentata dall'export. Un problema rilevante è quello delle contraffazioni e imitazioni del Made in Italy, perché rappresentano un potenziale mercato ulteriore di espansione all'estero dei nostri prodotti, ma attenzione perché non tutto questo grosso fatturato che si stima dovuto alle contraffazioni e imitazioni, che sono 52 miliardi, poi si potrebbe veramente trasformare in un fatturato italiano, perché ovviamente il prodotto fatto, il reggianito fatto in America Latina piuttosto che il parmesan fatto negli Stati Uniti ha un prezzo molto inferiore a quello italiano. Quindi, quali sono i punti di forza e debolezza dell'industria alimentare? Beh, innanzitutto l'elevata reputazione dei nostri prodotti e il livello qualitativo particolarmente elevato, pensiamo a tutti i prodotti DOP IGP, le eccellenze italiane e così via. Un equilibrio strutturale che funziona tra piccole e grandi imprese, cosa che invece non è assolutamente vera per la distribuzione, dove i piccoli stanno soccombendo di fronte al crescere della grande distribuzione, e queste caratteristiche anticicliche, oltre alla capacità di coniugare tradizione e innovazione. Quali sono invece i punti di debolezza? Beh, insomma, sostanzialmente mi soffermo solo su uno, cioè la limitata capacità organizzativa delle imprese e l'insufficienza e capacità di marketing, oltre al problema degli alti costi della logistica che si hanno in un paese così particolare come l'Italia. Adesso passo rapidamente al consumatore e in Europa possiamo dire che i consumi alimentari rappresentano circa il 21% del totale dei consumi. Ora, un aspetto da sottolineare è che di questo 21%, circa il 14% sono i consumi domestici, mentre il 7% sono i consumi extradomestici, che come sappiamo poi attualmente sono stati fortemente penalizzati dalla pandemia. Quindi, diciamo, a parte la pandemia, sostanzialmente possiamo dire che 2/3 dei consumi alimentari sono dovuti ai consumi domestici, quindi alla preparazione dei pasti in casa, e un terzo ai consumi extradomestici. Però questi consumi extradomestici rappresentano la parte più dinamica e più interessante della domanda alimentare. Complessivamente, quindi, notiamo che si arriva ancora al 21%, quindi una cifra decisamente importante. In Italia, questo è un dato Interrompo un attimo solo interessante. per ricordare che dobbiamo avviarci alla conclusione. Alla conclusione, benissimo, sono quasi finito. In Italia la spesa media mensile è intorno ai 460 euro. Ok, quindi confrontatevi con le vostre spese, e secondo l'Istat, questa è la cifra media mensile per i prodotti alimentari. Tra questi notiamo che, per esempio, il 22% sono rappresentati dalle carni, il 23% dai pani e cereali, e poi, scusate, il 23% volevo dire dall'ortofrutta, e poi il 17% dai pani e cereali. Un dato estremamente interessante, però, quando parliamo di consumi, è quello sul food waste, l'ho già accennato all'inizio, e pensate che, secondo le stime di Food Drink Europe, che sarebbe la Federa alimentare a livello europeo, il 20% della produzione di alimenti viene buttata via ogni anno. È veramente una cifra colossale, pazzesca. Si parla di 173 chili per persona ogni anno.
che vengono, che fanno parte appunto che vengono appunto buttati via. Ora, in questo scenario, in questi numeri, c'è però un cambiamento che riguarda il futuro delle politiche attinenti all'alimentazione. Infatti, la Commissione europea, quando ha lanciato il Green Deal a livello europeo, ha detto anche che dobbiamo modificare il nostro sistema agroalimentare e andare verso un sistema agroalimentare molto più sostenibile. Da questo punto di vista, il piano From Farm to Fork indica alcune strade che dovranno essere percorse nel futuro per cambiare appunto il nostro sistema agroalimentare e renderlo più sostenibile, tra cui rendere più sostenibile la produzione, il processo, diciamo, l'industria, la distribuzione, ma anche i nostri consumi e la riduzione del food waste. Due ultime parole sulla pandemia. Allora, dirò solamente, sappiamo tutti che la pandemia ha colpito in particolare la ristorazione per la politica del lockdown, no? Sostanzialmente, è quella che hai sentito di più. La GDO non ha risentito particolarmente in maniera consistente della pandemia e neanche, diciamo, il dettaglio tradizionale. C'è stato uno stress del sistema logistico, ma c'è stata d'altra parte un'esplosione degli acquisti online. Il picco del traffico tradizionale si è un po' riscoperto durante la pandemia, quindi la pandemia ha avuto anche degli effetti positivi, soprattutto con il delivery, con le consegne a domicilio e in ogni caso col fatto che c'erano problemi di assembramento, quindi le persone c'erano e ci sono tuttora, si sentono più sicure andare in negozio tradizionale. Anche l'agricoltura, sebbene ci sia stata una riduzione della domanda di prodotti agricoli per un calo, un leggero calo dell'offerta nell'industria alimentare, però c'è tutta una, diciamo, nuovi spazi di mercato che si sono creati per quelle imprese agricole che fanno filiera corta e che si sono anche inventati il sistema del delivery. Allora, io concludo qui e ringraziandovi per l'attenzione, vi lascio con una domanda. La domanda è quella, cioè quello che vi facevo all'inizio, come i nostri comportamenti quotidiani possono avere un'influenza su quelle che sono le grandi sfide del futuro che ci attendono. Abbiamo parlato della fame del mondo, abbiamo parlato dell'obesità, abbiamo parlato anche della sostenibilità. E quindi, e questa è la domanda che vorrei porre a tutti, che vorrebbe, diciamo così, introdurre un elemento di riflessione, magari anche in questa giornata, che però è dedicata a tutt'altro, cioè alla cultura. Grazie per l'attenzione. Grazie, grazie a lei del suo intervento. Scusi se le ho messo fretta, ma so che l'ho fatto anche per lei, perché so che ha un appuntamento Certo. alle 11. Come giustamente ci ha ricordato con questo suo quesito, in effetti, ogni atto d'acquisto è un atto politico, in fondo. E io volevo riallacciarmi al suo discorso per ricordare quanto il sistema agroalimentare si confermi sempre al primo posto per valore aggiunto, come lei ha sottolineato, diciamo nel sistema del Made in Italy. L'altro giorno ero alla conferenza, alla presentazione Ambrosetti e faceva notare che il food, l'agroalimentare, è quasi due volte, rappresenta due volte il settore delle attività metallurgiche, prodotti in metallo, quasi tre volte il tanto famoso settore dell'arredamento, più di tre volte quello della moda, del tessile e dell'abbigliamento, e addirittura quasi sette volte quello del farmaceutico, che in questo momento è tanto in ascesa. Va bene, la ringrazio di Grazie a essere voi. stato con noi e di aver esposto così chiaramente la situazione del food italiano. Adesso invece vorrei passare a un argomento più tra la cultura, il paesaggio e il food, con Fabrizio De Fabrizis, che, come ho detto nella presentazione, è a metà strada tra l'arte e il cibo e la ristorazione, perché lui di mestiere, insomma, ricopre incarichi ai vertici, ha ricoperto e ricopre tuttora incarichi ai vertici di aziende nella ristorazione collettiva, ma la sua passione è l'arte e riesce a coniugare
questi due aspetti appunto nel suo blog La città vegetale, l'ambiente visto attraverso l'arte. Oggi ci parlerà di cibo e agricoltura nel linguaggio artistico contemporaneo. Prego Fabrizio. Grazie mille Maria Teresa e grazie dell'invito che mi è stato rivolto. Allora, il mio intervento prende spunto dalla domanda che mi era stata rivolta circa un anno fa dall'amico Paolo Lassini, che poi fa parte della Casa dell'Agricoltura, che mi chiedeva perché l'arte non si occupasse più di agricoltura. La sua sensazione era quella. Questa cosa mi incuriosì e quindi, diciamo, questa mattina vi presento un po' anche i risultati di questa riflessione. Devo dire subito che non ho una risposta esplicita, però posso cercare di raccontarvi come l'arte contemporanea si occupa di agricoltura e di cibo. E diciamo, ascoltando l'intervento del professor Banterle, pensavo già a quali sono le connessioni che spero di riuscire a mostrare nelle cose che vedrete. Adesso condivido con voi delle immagini che vi farò vedere. Allora, innanzitutto vi faccio vedere quattro immagini che sono immagini di opere realizzate in tempi diversi proprio della nostra storia. Allora, questa è un'opera di Rembrandt, si chiama Il bue macellato ed è un'opera del 1655. Scusate, non procede. Allora, facciamo da qui. Ecco, questa invece è un'opera. Sì. Scusi, no, volevo interrompere dicendo un'opera che adesso probabilmente Facebook censurerebbe. Sì, ma ne vedremo alcune anche più forti. Questa è un'opera invece di Francis Bacon che si chiama Figure with Meat, e quindi c'è questa figura, e questa è un'opera invece del 1954. Questa invece è la Vucciria di Guttuso del 1974, qui vedete anche qui c'è un animale macellato, questo però dovrebbe essere un maiale, non è più un bue, e questa invece è un'opera di Damien Hirst del 2005, si chiama In nome del padre. Perché vi ho fatto vedere queste immagini? Perché, come vedrete, ci sono immagini che nel corso della storia, nel corso del tempo, mantengono delle similitudini comunque, cioè cercano, pur affrontando tematiche diverse, poi si rifanno un po' a dei capostipiti. Allora, io da dove voglio partire? Voglio partire da una mostra che si tenne nel 1981 a Torino e a Matera, ed era la mostra Arte e Mondo Contadino, organizzata e curata da Mario De Micheli. Una mostra che può essere considerata un po' il momento conclusivo di una visione del mondo agricolo, perché si vedeva ancora un mondo agricolo che era lontano dalla rivoluzione verde, che pure si era già affermata, ed è invece ancora legata alla celebrazione, diciamo, di fatti passati del mondo contadino italiano, dell'agricoltura italiana, perché si parlava ancora di occupazione delle terre, di povertà, di miseria. Ecco, una delle opere esposte era quella sempre di Guttuso, L'occupazione delle terre del 1949-50, oppure questa opera di Treccani che si chiamava Lungo la strada del 51, quest'opera di Carlo Levi che era Lucania, questo è un dettaglio di Lucania 61, che era un'opera molto grande. E questa però è già un'opera del 76 di Covili che si chiama La spannocchiata, e che certamente così pensa a un mondo un po' passato, così come quest'opera di Migneco del 1978. Quindi teniamo presente che l'agricoltura italiana era già quella che c'è stata un po' descritta dal professor Banterle, ma la raffigurazione anche che veniva fatta negli anni 70 ancora era ancora una raffigurazione di un certo tipo. Nel frattempo, che cosa succede dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti? Lo faccio vedere non perché si tratta di
diciamo, opere più o meno valide o più o meno arretrate, ma perché l'arte poi riflette, diciamo, delle situazioni culturali, sociali, economiche. E in quegli anni, negli anni 60, quindi prima ancora, Oldenburg, Claes Oldenburg realizza queste opere che sono dei gonfiabili, delle sculture esofici. Questo è l'Hamburger del 1962, questa invece è questo, si chiama, è una specie di sandwich gigante fatto con bacon, con prosciutto, lattuga e pomodoro, sempre questa è una scultura gonfiabile. Qui invece c'è un roast beef fatto sempre da Oldenburg, e qui c'è sempre un altro pezzo di carne, si chiama meat, di Roy Lichtenstein. Non vi ho fatto vedere le solite lattine di Andy Warhol, ma perché queste sono proprio più vere da un certo punto di vista, e queste riflettono naturalmente un'industria alimentare, un mondo agricolo completamente diverso. Ma torniamo adesso in Italia, che ecco, volevo dire che solo Piero Manzoni per alcuni versi si può affiancare a quelle opere lì, ma torniamo in Italia. Naturalmente anche in Italia da un lato abbiamo quella mostra che viene fatta nell'81, ma ci sono artisti che iniziano a fare cose diverse e che soprattutto non parlano più di agricoltura, ma sostituiscono il termine agricoltura con il termine natura, con il termine ambiente. Questo ad esempio è Pietro Gilardi, che realizza una serie di opere che si chiamano tappeti natura, cioè sono tappeti fatti in materiale plastico, su cui Gilardi realizza delle bellissime opere, perché sono proprio estremamente realistiche, sono frutta, sono vegetali, sono foglie, sono piante, e queste le fa proprio per a un certo punto celebrare anche la minaccia che il mondo industriale ha nei confronti del mondo naturale. Un altro artista importante di quegli anni è Giuseppe Penone. Giuseppe Penone è un piemontese, nipote di contadini, è figlio di contadini, e lui parla proprio di suo nonno quando dice che ha fatto delle opere d'arte bellissime, come la strada che da casa arrivava al fiume, che aveva scavato completamente lui, e lui realizza un'opera che si chiama Alpi Marittime, che è questa, in cui disegna questa mano che si incastona nell'albero e che crescerà con l'albero, proprio perché lui crede profondamente a questo legame tra l'uomo e la natura. Poi farà delle opere bellissime legate agli alberi, lui scaverà all'interno degli alberi e riuscirà a far vedere come dentro l'albero l'albero si sviluppa col tempo, e lui è capace di riportare l'albero a come era 20 o 30 anni fa. In quegli anni si afferma l'arte povera, con Ellis è un esponente di quest'arte, e realizza questa performance che si chiama 12 cavalli. Ci sono 12 cavalli che vengono esposti dal vivo. Fa quest'opera ancora, sono sacchi di cereali e legumi. Il primo che forse raffigura concretamente proprio diciamo il pasto, l'alimentazione proprio nel senso anche del food service, e invece Daniel Spoerri, che realizza questi quadri trappola. Quadri trappola perché lui prendeva proprio gli elementi del pasto, li incollava e li metteva in verticale alle pareti. E quindi, mentre quindi l'Europa va avanti su, e quindi inizia a sviluppare questo discorso nei confronti dell'ambiente, della natura, gli Stati Uniti e gli artisti americani approdano a quella che si chiama la land art, cioè loro entrano direttamente nella natura, non la raffigurano più, cioè realizzano opere che sono nella natura e vengono trasformate dalla natura, quindi fatte con la natura. Questo si chiama Robert Smithson, e ha realizzato quest'opera famosa che si chiama Spiral Jetty, che quindi è una
realizzata proprio portando lì pietre e così via, quindi per certi versi anche invadendo la natura, e fa questa specie di spirale che poi quindi viene modificata dall'acqua. Quest'altro artista che si chiama Walter De Maria, questa è un'altra opera molto famosa, si chiama Lightning Field, e lui che cosa fa? Colloca tutti questi parafulmini in un territorio al confine col New Mexico, e quindi uno può assistere proprio a queste scene di scatenamento della natura, perché i fulmini cadono su questo territorio in cui ci sono tutti questi parafulmini. Questa opera, questa è Agnes Denes, che cosa fa? Realizza Battery Park, questa zona di New York, proprio realizza un campo di grano, e questo siamo nel 1982. Quindi questa land art realizza proprio questa incursione nel terreno naturale. Torniamo in Italia. Qui in Italia c'è Giuliano Mauri, che però siamo nel 2001, realizza questa cattedrale vegetale, cioè in pratica per arte sella realizza questa cattedrale vegetale, quindi fatta veramente di alberi che crescono e che poi realizzano, quando crescono durante l'estate, realizzano la volta proprio di questa cattedrale, qui in una scena estiva, autunnale, scusate. In Italia un discorso molto importante viene fatto da questo artista tedesco che si chiama Joseph Beuys. Viene invitato in Italia più volte da Lucrezia di Domizio Durini, che era una appassionata di arte, e Beuys parla esplicitamente di difesa della natura, e lui dice, ve lo leggo brevemente, dice: l'epoca di un'agricoltura chimica, siamo nel 1978, con il solo effetto di avvelenare la terra, dovrà finire, cosicché potrà nascere qualcosa che permetta agli uomini di vivere e non li obblighi a morire. Quindi tenete presente che quindi c'è un discorso molto critico nei confronti dell'agricoltura che si sta sviluppando in quegli anni. Beuys ci ha lasciato proprio dei discorsi, ci ha lasciato delle scritte, ecco ad esempio queste scritte per la difesa della natura, questa scritta che dice: apri bene la bocca perché il cibo è importante, dice, quindi fa tutto un discorso e avvia sicuramente un discorso sull'alimentazione naturale e così via. Per chi fosse interessato a guardare anche il lavoro di Beuys in maniera anche piacevole, consiglio di vedere il film Opera senza autore. Poi lui ha realizzato delle opere a base di lardo, miele e burro, che si basano sulla sua esperienza di vita personale, che non vi racconto perché non ne abbiamo il tempo, ma chi vedesse il film può sicuramente scoprirlo. Un altro autore, cioè personaggio importante che dobbiamo tenere presente, è Gilles Clément. Gilles Clément è un paesaggista, antropologo e giardiniere francese che sviluppa una visione del giardino che contrasta quelle che si erano affermate in passato, il giardino all'italiana, il giardino francese, il giardino all'inglese. E lui dice: no, il giardino deve essere libero, non c'è un problema di selezione di piante, tutte le piante vanno bene per fare il giardino e quindi tutte devono essere accolte. Il contadino è un artista e l'orto e il giardino sono arte, dice lui. Assieme a questo concetto sviluppa quello di terzo paesaggio, che sono, il terzo paesaggio è fatto da praticamente luoghi abbandonati dall'uomo in cui la natura torna a infilarsi, e qui c'è un ruolo sempre per un artista collettivo che è fatto di persone, di cittadini, di abitanti e così via. Il pensiero di Gilles Clément si trova rappresentato a Torino. A Torino esiste un museo che è il Parco dell'Arte Vivente, il PAV, in cui proprio si realizza il pensiero di Gilles Clément, per opera anche di Piero Gilardi, di cui ho parlato prima.
Questa è un'opera che si chiama Natale in agosto, che viene realizzata prima raccogliendo i pini che sono serviti, gli abeti che sono serviti per il Natale. Sono stati raccolti, portati nel parco, piantati, ma naturalmente non sono sopravvissuti perché non avevano più radici. Lui però che cosa fa? Li usa come sostegno per una coltivazione di pomodori. Questa coltivazione di pomodori poi verrà consumata con gli abitanti del quartiere ad agosto e quindi crea questo Natale in agosto. Vi presento adesso una serie di opere molto rapidamente che parlano di quello che succede negli ultimi 10 anni, 11 anni. Iniziamo con questo quadro di Luciano Ventrone, è un quadro del 2010, voi sicuramente questo vi ricorderà qualcosa che avete visto di Caravaggio, e questi sono quadri di una perfezione estrema, realizzati con una cura, con passaggi continui di colore, e lui proprio vuole spingersi ai limiti del reale, ma anche ai limiti dell'artificiale con questo tipo di opera. Questo invece è un piatto alimentare, cioè una ricetta di Massimo Mottura, dello chef Massimo Mottura, e si chiama Camouflage. Ed è considerata per certi versi un'opera d'arte. Potremmo ragionare a lungo adesso se quindi lo stesso cibo da solo possa essere arte. E qui è una ricetta fatta meschiando moltissimi ingredienti, ma si ottiene veramente un panorama. Si ottiene un panorama che lui chiama camouflage, che è una tecnica usata in ambito militare per nascondersi dal nemico, e qui lui dice anche qui la lepre, che è uno degli ingredienti, ma anche il foie gras è uno degli ingredienti, non si vede, è stata camuffata. Questo invece è un fotografo italiano, qui lombardo, Gabriele Riardini, che ha realizzato quest'opera che si chiama Cat. Tenete presente, questo non è un fotomontaggio, è un'opera che lui realizza meticolosamente disponendo tutti gli elementi sul tavolo e sono tagliati perfettamente in modo da sembrare quasi che la foto sia stata tagliata, ma in realtà non c'è nessuna post-produzione, c'è uno scatto dopo una preparazione meticolosa e lui lavora spesso su questi elementi di cibo lasciati. Questa invece è un'opera di Bertozzi e Casoni, questa non è, non sono elementi veri, è tutta ceramica, tutte le sigarette, gli avanzi di cibo, sono tutte realizzate in ceramica, l'opera si chiama Sparecchiatura di maggio del 2016. Questa invece è un'opera di Paola Nizzoli del 2015 che si chiama La piramide alimentare. Che cosa ha fatto Planizzoli? È tutta realizzata in cera. Lei è quindi un'opera di ceroplastica. Lei ha realizzato tutti gli alimenti che fanno parte della nostra piramide alimentare con opere realizzate in, quindi pesci, carne, frutta, vegetali, tutta in plastica, in cera, scusate. Questo invece è un giovane artista lombardo che si chiama Edoardo Manzoni, che mi piace molto, e lui ha realizzato una mostra l'anno scorso che si chiamava Fame perché tornava proprio al comportamento iniziale, così, all'atteggiamento dell'uomo cacciatore, ma che oggi si collega idealmente anche ad alcuni atteggiamenti moderni. Questo è un allodoliere, quando si dice specchio per allodole, perché lo specchio per allodole serviva proprio a attirare gli uccelli, lui ne ha rifatto questa interpretazione, e quindi entra anche lui nel tema dell'alimentazione. Questa è una delle altre opere che aveva realizzato. Questo invece, e mi sto avviando alla conclusione, sono due fotografie che vediamo di Stefano Barattini, e questa è la campagna lombarda. Come vedete, in questa campagna, ma anche in altre foto che lui ha fatto, non ci sono esseri umani.
Cioè, è vero, quello che Bante ha detto è una cosa importantissima, cioè che gli occupati nell'agricoltura sono molti, ma noi nell'agricoltura e nella rappresentazione dell'agricoltura moderna non li vediamo. Sembra quasi che la campagna sia qualcosa che si autocoltiva proprio, no? E qui vediamo, quindi la campagna è il luogo in cui si vedono colori, rappresentazioni geometriche. Ad esempio, guardate questa, queste sono tutte foto scattate con i droni. Ma guardate anche queste opere di questa artista americana che si chiama Mischa Enner, e lei punta il dito invece sugli effetti delle risorse energetiche. Ad esempio, qui fa vedere questo campo in cui c'è una pompa per il petrolio, oppure queste in cui ci sono delle pale eoliche collocate quindi in delle zone agricole. Questo invece è Eugenio Tibaldi che ha realizzato un'opera che si chiama Giardino Abusivo, proprio nello spirito di Clément, di Gilles Clément, di cui vi parlavo prima. Cioè, sembra quasi raffigurare una delle periferie delle città in cui si mescolano così vegetali, rifiuti, non so, vedete delle ruote qui, di là un water, oppure qui una vasca, ecco, e cose del genere. Però, come dicevamo prima, anche il giardino abusivo ha una sua dignità e una sua validità. Vengo adesso a questa mostra di Marzia Migliora, che si è tenuta qui in un museo lombardo. E qui da che cosa prendeva spunto questa artista? Da Malthus, dall'economista e demografo inglese Thomas Robert Malthus, il quale aveva all'inizio alla fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento, detto che le risorse alimentari e la crescita della popolazione procedevano in maniera tale per cui, mentre le risorse alimentari crescevano in progressione aritmetica, la popolazione cresceva in progressione geometrica, di conseguenza non ci sarebbero state abbastanza risorse per tutti. Come abbiamo visto e come Banterle ci ha dimostrato, le risorse poi alimentari ci sono state, questo grazie anche all'industria, allo sviluppo dell'agricoltura moderna, ma è vero che il futuro, cioè il 2050, i 10 miliardi di popolazione sicuramente fanno di nuovo balenare quest'opera che si chiama Il rischio di non avere abbastanza risorse. Quest'opera che si chiama La gabbia, pensate a quello che avete visto prima di Kohn-Ellis, qui del cavallo abbiamo soltanto la coda e una finta testa. Voi potete entrare qui nella gabbia, mettervi con la testa su e guardare quindi all'interno della testa dove c'è un diorama. Questa è un'altra parte dell'esposizione, sono dei vassoi da mensa e qui che erano coperti con queste cose. L'ultima immagine che vi mostro invece è quella della mostra di Luca Trevisani. Luca Trevisani è un artista di origine, nato a Verona, e Luca Trevisani in questa mostra che è recentissima, che si sta tenendo a Genova, ha realizzato delle opere fatte con dei vegetali. Questa è una melanzana che lui ha scavato, essiccato e l'ha fatta diventare una scultura, con un processo molto lungo, che è quello lungo come quello dell'agricoltura, certamente. Quindi ha voluto ricreare un legame ideale con tutto il processo agricolo, con il tempo, con il cibo, e lui ci fa proprio entrare in bocca al cibo, perché tutte queste opere poi hanno un accesso.
In conclusione, cosa possiamo dire? Potrei dire che l'arte, cioè i linguaggi artistici legati alla pittura e alla scultura, mi limito a quelli, non ho parlato di altro, non parlano in maniera esplicita di agricoltura, è vero, parlano, abbiamo visto, parlano di ambiente, di paesaggio, di terra, come risorsa, anche una risorsa che viene occupata, usata, sfruttata. Anche il cibo, abbiamo visto da queste immagini, non sempre è citato esplicitamente. Ad esempio, manca tutto il tema dello spreco, di cui pure ci ha parlato Banter, che mi sembra un tema importante. Io credo anche che ci sia stata anche, e qui traggo spunto anche dalle cose che diceva Banterle, che a un certo punto è come se gli artisti oggi non vedessero, l'agricoltura non è più minacciata, ma addirittura è quasi una minaccia, perché un certo tipo di agricoltura non sostenibile è stata quasi una minaccia per l'ambiente. Penso però che, come vedremo, credo dalle relazioni che ci presenteranno le colleghe che parleranno tra poco, vedremo come sicuramente il cibo sia diventato poi terreno di altre espressioni artistiche come la fotografia. Grazie mille. Grazie, grazie Fabrizio, molto interessante questo excursus nell'arte, però effettivamente diciamo il quesito iniziale da cui è ripartito a me un po' è rimasto il chiedersi il perché gli artisti non rappresentano più l'agricoltura in sé nell'arte, perché comunque l'agricoltura sono passati alla natura direttamente o al prodotto finito, il cibo, ma hanno sorvolato proprio sul momento di collegamento che è l'agricoltura. L'agricoltura non è soltanto natura, è la natura insieme al lavoro dell'uomo, questa è l'agricoltura. E questo passaggio, diciamo, questo passaggio di trasformazione dell'uomo non viene più effettivamente rappresentato, non ci avevo mai fatto caso, ti ringrazio per averlo fatto notare, però è così, si rappresenta il cibo sotto diverse forme, si rappresenta la natura, selvaggia, meno selvaggia, domesticata, coltivata, però non c'è più il lavoro dell'uomo nell'arte, non viene più visto come affascinante, forse perché non piace rappresentare trattori e droni, però diciamo è la realtà dell'agricoltura di oggi ed è dal mio punto di vista, che io mi occupo di economia del food ormai da una trentina d'anni, per me è molto affascinante comunque anche vedere come l'uomo ha modificato il suo modo di lavorare, ha modificato l'ambiente attraverso anche queste strumentazioni, però sembra che agli artisti non piaccia. Ecco. Va bene, quindi passerei al prossimo intervento con Patrizia Scafoletti, appunto come aveva già anticipato Fabrizio, per vedere come il cibo e il suo corollario immaginifico nella campagna della pubblicità. Ovviamente lei è planning director di un grandissimo gruppo internazionale e sia per lavoro, ma penso anche per suo interesse personale, si è occupata di diverse campagne di diverse aziende italiane molto note, molto conosciute e anche molto importanti per il sistema agroalimentare italiano. Esatto. E quindi vediamo come attraverso la pubblicità il cibo e la natura e l'agricoltura forse vengono rappresentati. Ecco, forse nella pubblicità invece il lavoro dell'uomo, la trasformazione, il lavoro dell'agricoltura ancora rimane. Ecco, qui ti ringrazio proprio per così il là a quello che viene adesso, perché chiamata a questo convegno ho dovuto fare un po' di mente locale e in realtà mi sono resa conto che di agricoltura in pubblicità si parla un po' poco, quindi stiamo cominciando a vedere
e a tracciare un filo che parte appunto dalle arti e arriva appunto alla forma di comunicazione. Chiamiamola comunicazione, prendiamo quindi anche in esame anche tutti i nuovi linguaggi, tutto quello che di nuovo l'ambito proprio della comunicazione ci porta. E cominciamo, io ho fatto 5 punti d'osservazione. E come appunto recita il titolo del mio intervento, l'immaginario, e in realtà, e ringrazio anche l'intervento precedente e anche Vanterle all'inizio, proprio perché quello che succede è che queste distese di campi, le zappe, i trattori, no? Queste luci calde, questi campagne, contadini, amore e cura per la terra, il cappellone, la paglia, tutto molto suggestivo, è proprio quello che ci viene in mente se chiudiamo gli occhi e pensiamo alla parola agricoltura. E come dicevi tu, Maria Teresa, in realtà l'agricoltura è cambiata tanto, ma tutto quello che pervade, no? La nostra immaginazione e che ci viene da lontano, perché l'abbiamo visto come è stata rappresentata anche l'agricoltura nel passato, si è un po' cristallizzata nella nostra mente. Ma quello che poi succede nella nostra vita, nel nostro quotidiano, nella maggior parte dei casi, è questo, che quella visione di campi, di zappe, di persone che si amano il loro lavoro, viene poi sigillato in plastica e ci viene così offerto in modo così spesso anche disordinato nella nostra spesa quotidiana. Ed è un po' quella cesura che anche Vanterle ha evidenziato tra quella che è l'agricoltura e poi un'industria alimentare, che in questo caso è la grande distribuzione, che la trasforma e non sempre la trasforma nel bene. Quindi se dobbiamo pensare a quello che l'immaginario collettivo per grandi temi, quella che vediamo è una visione molto tradizionale, ma anche un po' romantica e nostalgica, che fa pugni, se vuoi, come diceva Maria Teresa, con i droni, con tutta la tecnologia che oggi è applicata all'agricoltura in termini positivi. E quindi una visione dove la qualità, la genuinità sono più associate a questo mondo autentico, no? da albero e un po' lontano nel tempo, un vecchio modo di fare le cose che, se vogliamo, anche nella nostra, proprio nel nostro cuore, nel nostro mondo emotivo, quasi non lo lascia lo spazio all'immaginazione e all'innovazione, e che spesso appunto non ha neanche lo spazio per vivere, perché poi è in quella confezione di plastica che troviamo al supermercato. La seconda osservazione riguarda la comunicazione. Si è detto, ma l'agricoltura come? Che spazio ha nella pubblicità? In realtà quello che sta succedendo è che, di cui abbiamo parlato già largamente, è che siamo da un lato sempre più interessati e galvanizzati dal cibo, no? Pensiamo appunto a tutto quello che succede. Voi vedete bene le char che scorrono, scusatemi, sì, sì, perché, sì, sì. Perché mi stavo chiedendo, starò parlando sempre sulla stessa, ma in realtà quello che ci sta succedendo è che siamo sempre meno informati sulla sua cultura. Possiamo forse dire a memoria quante calorie ci sono in un determinato cibo, ormai ci sono i vegani, ci sono i vegetariani, ci sono davvero tantissimi modi, e sempre di più si avvicinano al nostro modo di consumare, ma e anche forse la storia, lo fu ci ha aiutato, ma la cultura del cibo è sempre meno interessante. E allora sono andata un po' a scavare e dire, ma c'è qualcosa che parla di questo? E in realtà, appunto, uno dei più grandi gruppi alimentari dell'industria, appunto, agroalimentare, ha nel 2019, continua a farlo ancora, rappresentato proprio con questa persona che è vera, Fabrizio Fontana, che è responsabile degli agronomi di Findus in Italia, una comunicazione in realtà dedicata all'agricoltura. Adesso scusate che... Con l'agronomo
Matteo Findus si impara tanto e con lui giriamo l'Italia per prenderci cura delle verdure più buone, perché solo l'agronomo sa riconoscere gli ingredienti migliori per il minestrone tradizione Findus. Dietro le cose buone c'è sempre qualcuno che se ne prende cura. Minestrone tradizione, con amore da Findus. Allora, innanzitutto questa c'è un'attenzione, no, agli ingredienti che da un lato ci sorprende, dall'altro se pensiamo il minestrone è quello in cui va di tutto, no? E loro invece ne hanno fatto una storia di ricerca di ingredienti, di attenzione e di amore per la terra, e lo fanno attraverso chi ne sa. Quindi passiamo da un'agricoltura da contadino col cappellone, le mani sporche, a una persona che in realtà della coltura ha fatto la sua professione. Lo fa fra l'altro utilizzando, come vedete, dei bambini. E in questo senso, da un punto di vista proprio di comunicazione, è anche molto bello questo passaggio di esperienza. I bambini che oggi molto spesso, anche in Italia, nonostante abbiamo ancora tantissime zone rurali, tendono ad essere, a vivere in città e perdono assolutamente il contatto con tutto quello che è natura, perché i nonni spesso non sono neanche più contadini, è un po' questa, no, la perdita che abbiamo avuto, questa vicinanza, come diceva all'inizio Gioia, sul rispetto a un territorio così ricco, no, che ci vedeva proprio a contatto con una natura così ricca e rigogliosa, in realtà oggi ci vede molto più estranei. Scusa, ripartirà. E quindi, se da un lato abbiamo questa che è pubblicità, cioè il 30 secondi o il 15 secondi che ci passa davanti mentre siamo davanti alla televisione, però spesso non basta raccontare, perché il racconto dell'agricoltura e soprattutto dell'agricoltura moderna ha bisogno di più spazio, e Findus in realtà ha fatto altro. Quindi da questo, che è un po' la sintesi del messaggio, è entrata e si è addirittura spinta sulla rete, quindi con dei contenuti che si chiamano poi branded content così nello slang della pubblicità, a raccontare la storia degli ingredienti, e lo ha fatto appunto utilizzando i bambini e addirittura inventandosi dei green camp a cui i bambini possono partecipare e conoscere, quindi toccare con mano da vicino tutto quello che l'agricoltura rappresenta. Quindi scopri tecniche e curiosità sull'agricoltura sostenibile. Hanno individuato 4 giovani explorer con diverse caratteristiche e via via hanno creato proprio dei livelli narrativi che arrivano a raccontare il nuovo mondo dell'agricoltura. Quindi le persone, i diversi problemi, la salute dei campi, il sistema goccia a goccia in modo da salvaguardare l'acqua, la rotazione per salvare il terreno, quindi la stagionalità e così via. E non solo, ma hanno anche fatto, e lo vedete nella locandina a destra, un lavoro con le scuole. Qui si parla dell'anno 2018-2019, non so dirvi se in questo momento stanno continuando a farlo, però indubbiamente è un progetto che avvicina proprio le giovani generazioni a un'idea di agricoltura moderna. Quindi coltiviamo il futuro, perché? Perché c'è bisogno di consapevolezza e perché c'è bisogno di sapere. Ora, forse questa è l'unica buona pratica che ho trovato cercando degli esempi che potessero raccontare il valore dell'agricoltura moderna. E qui c'è sicuramente un ottimo bilanciamento tra la competenza dell'azienda, ma della filiera, ma anche la tradizione e l'innovazione, e c'è anche un linguaggio ispirato al vero, perché questo signore esiste nella realtà. La grande domanda però che rimane un po' sospesa è se la pubblicità, quindi in quel 30 secondi che ci passa veloce, è davvero il contesto giusto per raccontare questi contenuti. Perché questo è un racconto
molto più lungo, è un racconto che ha bisogno di tempi e di spazi di approfondimento che sono molto maggiori di quello che sinteticamente, no, la pubblicità deve fare, attirare l'attenzione e spingermi commercialmente verso un prodotto. E allora da qui nasce automaticamente l'osservazione che segue, e cioè quella che riguarda i nuovi linguaggi di comunicazione. In realtà quello che sta succedendo è che dalla pubblicità, quella appunto più tradizionale, sta crescendo un mondo di contenuti e di piattaforme, di palinsesti che stanno anche sviluppando nuovi linguaggi. Qui vi riporto proprio la nuova parola della pubblicità, diciamo, della comunicazione in senso più allargato, ed è la docufiction. Che cos'è? È quindi qualcosa che si ispira al vero, che quindi prende il tema del documentario, ma la sviluppa in termini narrativi. Quindi, e per parlare di qualcosa che forse tutti più o meno conosciamo, parliamo di due temi come questi. Seaspiracy è stato un caso che ha generato tantissima discussione anche intorno alla veridicità o alla non veridicità, ma sicuramente sia Seaspiracy da un lato, che parla della pesca sostenibile e della pesca non sostenibile, e quindi di quanto appunto stiamo facendo del male ai nostri oceani e alle nostre specie, o Zac Efron con i piedi per terra, come si diceva in qualche intervento fa, parla appunto di esperienze dirette a contatto proprio con la terra, con tutto, non in specifico sull'agricoltura, ma per esempio c'è stato uno degli episodi di questa serie appunto di docufiction che è dello scorso anno, un episodio dedicato alla Sardegna, proprio perché lì vivono, è un po' una zona blu, no? In cui vivono un gran numero di centenari, e quindi alla scoperta anche della ricetta della buona vita, in cui naturalmente l'agricoltura, tutto ciò che mangiamo, tutto ciò che è buono, tutto ciò che è autentico, ritorna ancora come tema principale. E tutto questo allora ci porta a un'osservazione ulteriore, che è quella linguaggi veri, piedi per terra, entrare nelle cose, prenderci lo spazio per capirle, e cosa è meglio dell'esperienza, no? In questo caso noi stiamo parlando di qualcosa che è nel nostro immaginario, che è lontano, non lo sto più vedendo, e quindi non ho neanche più gli elementi per capirlo. Vabbè, abbiamo scomodato Confucio, ma sappiamo, per esempio, e questo ne ha parlato sia il professor Banterle e sia Fabrizio nel suo intervento, quello che è successo nell'ultimo periodo e che vediamo anche nell'espressione poi degli autori più recenti, no? Che la natura sta tornando in città in modo quasi un po' prorompente, dirompente, e lo fa attraverso gli orti urbani, gli orti didattici, ma anche gli orti sul balcone, e in questo sicuramente il lockdown, la pandemia ci ha un po' ricordato, no? Che stiamo perdendo questo contatto con il mondo naturale. Ora è chiaro, ed è anche molto interessante ancora una volta questa cesura, no? Tra l'agricoltura e la natura. È come se le due cose non stessero andando nella stessa direzione. E forse qui c'è anche qualche codice, no? Da correggere oppure da far convivere nuovamente. In cui forse l'elemento umano, no? Quello che manca, o forse deve tornare ad essere amico, quindi amico della natura e per un'agricoltura diversa. L'osservazione che facevamo è che proprio queste piccole realtà o queste piccole medie imprese, no? che hanno avuto sempre poca visibilità, soprattutto negli ultimi decenni con l'avvento della grande distribuzione, hanno rivisto un po' la luce in questo momento, no, di
di chiusura, no? Ci siamo chiusi nelle case e la natura veniva a casa nostra, quindi tutti i negozi di vicinato, tutto quello che era piccolo e bello è tornato nella nostra realtà. E non solo, ma abbiamo sentito il bisogno di riavvicinarci a tutto quello che era natura, verde e coltivazione, cioè vedere crescere le cose. Quindi cosa possiamo dire? Che riprendere contatto con il prodotto naturale, comprendere i ritmi e i modi della crescita, ma anche le difficoltà e l'impegno che comporta essere prodotto naturale, fanno crescere una nuova consapevolezza del valore connesso all'agricoltura. Se noi abbiamo dei pomodori sul balcone, ci rendiamo conto che non è che arrivino così, no? Come siamo abituati a vedere e prendiamo al supermercato, c'è dietro qualcosa. Forse questa è un'osservazione che dovremmo un po' portare avanti e che rimette in connessione il lavoro delle persone e il prodotto naturale finito. E arrivo alla quinta e ultima osservazione, che è un po' il nuovo senso dell'agricoltura, di cui in realtà hanno parlato i relatori che hanno appunto che sono intervenuti prima di me. E lo faccio prendendo a spunto esattamente quello che è davvero il fuoco delle nuove generazioni e che forse sono anche quelle che possono aiutarci a ridare un senso all'agricoltura. Voi sapete che esiste Friday for Future, che è l'organizzazione che è stata un po' creata, no? Da Greta Thunberg, che rappresenta anche un po' il grido, no? E finalmente un ritorno un po' più così agli ideali delle generazioni più giovani. Loro, prendendo proprio il lockdown e la pandemia come un esempio di scollamento anche positivo dalla vita che c'era, hanno siglato questo ritorno al futuro. E una delle cose, lo vedete qui in basso a sinistra, è proprio ripensare il sistema agroalimentare. Perché? Perché è vero che c'è un bisogno di agricoltura sostenibile, che bisogna ripensarla in questo senso. Ma è anche vero che per le giovani generazioni la sostenibilità non è solo legata ai problemi climatici, ha anche un altro tipo di evidenza, ed è quella di cui forse ci dimentichiamo un po' tutti, no? Ed ecco che qui ritorna ancora l'elemento umano. Un'agricoltura sostenibile è anche un'agricoltura che tiene conto delle persone. E quindi qui ritornano i lavoratori, che non sono più quelli che ci ha fatto vedere Fabrizio, no? Quella fatica, ma un po' poetica. Qui ci sono dei fatti veri, ci sono dei problemi che devono essere affrontati, e forse in questa nuova armonia tra uomo e ambiente che l'agricoltura può anche trovare, anche una nuova rilevanza per le giovani generazioni. Qui va bene, vi ho riportato da un lato tutto il movimento No Cap ora lato, che fra l'altro per chi anche frequenta, no, la campagna del Sud è particolarmente sentito e pesante, ma non solo, quello che vedete in alto, canale di 20, è un, diciamo, un collettivo di giovani blogger molto seguiti, che si è interessato esattamente di questo, dell'agricoltura, ha parlato con il giovane sindacalista che appunto è stato al centro di questa vicenda e ne ha tracciato davvero un nuovo argomento molto rilevante. Qui l'osservazione si chiude in modo quasi inaspettato, nel senso che ho iniziato a fare questo intervento cercando appunto come questa agricoltura si muovesse sul terreno della comunicazione. E quello che mi sono trovata a capire alla fine è che in realtà non possiamo rimuovere un immaginario se non abbiamo dei nuovi codici e delle nuove immagini da sovrapporre a quello. Quindi se quelli erano i campi sconfinati, la luce radente del tramonto, forse c'è qualcosa da
sovrapporre a quello, e le nuove generazioni sono già pronte ad accogliere questa nuova visione, che è molto più pragmatica, molto legata, abbiamo visto, alla sostenibilità, ma ha un portato emotivo nuovo, contemporaneo, e che prende davvero da un lato la sostenibilità climatica, ma dall'altra anche una sostenibilità sociale diversa. E concludo con questa, perché proprio lavorandoci mi sono resa conto di come tutto fosse legato, no? Abbiamo detto un immaginario che è un po' davvero antico e anche fisso, no? Nella memoria, senza che questo possa essere evoluto, una comunicazione che nella sua sintesi pubblicitaria non può raccontare un mondo così vasto e così profondo, fatto di tutti questi strati, ma che ha oggi, in questi nuovi linguaggi che appunto vengono dalle nuove piattaforme di comunicazione, da nuovi linguaggi anche filmici, la docufiction, i contenuti, all'esperienza, che è quella poi in grado davvero di plasmare una nuova immagine, e soprattutto sulle giovani generazioni, questo è davvero nuovo e sorprendente, scoprire questo mondo agricolo e finendo con questo nuovo senso dell'agricoltura che mette insieme sostenibilità climatica e sostenibilità ambientale, che forse è quella che deve andare a sostituire quell'immaginario antico che ancora tutti noi abbiamo. E con questo concludo. Grazie, grazie mille, davvero molto interessante, soprattutto per lo sguardo verso le nuove generazioni, dove in effetti si sta cercando anche attraverso le scuole di far recuperare ai ragazzi, ai giovani, un rapporto con quello che è tutto il sistema dell'agricoltura e della pianta, del naturale. Io conosco persone che hanno la mia età e che ancora adesso dichiarano di non mangiare animali che sembrano animali e pesci che sembrano pesci, per cui se li vedono fatti in hamburger o in bastoncini li mangiano, e se vedono il pesce è così, no. Forse c'è appunto c'è stato in un certo periodo uno scollamento, esatto, tra quello che tra il cibo e la sua produzione. Io passo la parola velocemente perché i tempi stringono, ma diciamo ultima ma non meno importante, ce la siamo tenuta appunto come dolcetto finale, Elena Dell'Agnese, professoressa con un straordinario curriculum, lei è attualmente docente di geografia dei beni culturali e ambientali dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, e ci parlerà di quelli che sono gli elementi valoriali del cibo e in relazione alle identità di genere, un argomento molto interessante, molto ricco di spunti, anche perché i principali interessi della professoressa Dell'Agnese si focalizzano appunto verso tutto quello che è la geografia culturale e la geografia politica. Quando all'inizio dicevo che ogni atto d'acquisto, ma anche ogni atto di alimentazione è un atto politico, forse la professoressa ce lo spiegherà. Prego. Buongiorno, in realtà no. No, nel senso che spero, mi vedete ora? Sì, 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 la vediamo, la sentiamo. Benissimo. Allora, io ho cercato, sono molto contenta di essere stata, come dire, preceduta dalle relazioni che sono state presentate in mattinata, perché in realtà molte cose che avevo pensato sono state in qualche modo già affrontate, e quindi io volevo parlare dei valori che vengono attribuiti al cibo e non all'agricoltura, al cibo, e questo è stato il compito che mi è stato un po' assegnato, quindi a questo sono rimasta legata al cibo, e però vorrei solamente dire, ho cercato di vedere o di spacchettare questi valori che secondo me sono appunto, come diceva valori che vanno in realtà superati. Allora ho cercato di identificare quali sono i valori che in qualche modo le dimensioni simboliche che possono essere
legate al cibo: l'identità locale e l'attaccamento ai luoghi, la tradizione e l'autenticità, l'iconografia nazionale, il cibo nazionale, oppure la questione di genere, che forse è quella che apparentemente è più ignorata ed è invece quella forse più tenace. Allora, per quello che riguarda la relazione con il luogo e con il locale, noi quando parliamo di cibo molto spesso usiamo termini che lo localizzano. Parliamo di una serie di ricette, cibi, modalità di preparazione, luoghi di assunzione di cibo e di consumo che hanno una connotazione locale, anche se molto spesso in realtà questa connotazione locale copre un processo di interazione culturale che è durato centinaia di anni e che ha attraversato gli oceani. Io ho scelto, mi piacerebbe parlare a lungo di questa immagine, ma non ho molto tempo, per cui vado rapidamente, però in questo caso c'è tutto, perché c'è lo stereotipo della rappresentazione dell'italianità a tavola con la tovaglia bianca e rossa, il cameriere coi baffi, il piatto di spaghetti, che però in realtà non sono proprio spaghetti come li avremmo mangiati forse a Milano o a Napoli, ma sono gli spaghetti con l'aggiunta della polpetta di carne, che sono un piatto tipico di quelle che è stata la migrazione italiana nelle Americhe. Adesso sono diventati un piatto tipico in realtà americano, gli spaghetti, quelle meatballs. E quindi dovrebbe essere italiano, ma non lo è. E però c'è anche il fatto che mangiano al fresco, che è un'altra caratteristica che viene considerata tipicamente italiana, ma che non lo è in realtà, lo è, non lo è, ma comunque viene italianizzata nella sua rappresentazione quando si va, per esempio, agli Stati Uniti. Allora, diciamo che in questa immagine c'è un po' tutto quello che vuole portare ad una identificazione geografica, che però in realtà è una identificazione immaginata. Quindi lo stesso si può dire, anche qui mi piacerebbe parlare a lungo della pizza e del suo viaggio attorno al mondo. Cito una storica che si occupa di migrazione italiana negli Stati Uniti e che appunto ha iniziato a lavorare sulla pizza dopo aver scoperto che in Cina consideravano la pizza un prodotto tipicamente statunitense. E in effetti molti statunitensi pensano che sia un'invenzione degli Stati Uniti. E in realtà un certo tipo di pizza è un'invenzione degli Stati Uniti, perché la pizza di Pizza Hut non l'abbiamo inventata noi. Però c'è ancora questa idea che la pizza sia, questa è una foto che ho trovato divertentissima, New York Pizza, però c'è sempre l'Italia con il suo bianco, rosso e verde, i cuoricini, il cameriere coi baffi, si vede male, ma è comunque lo stereotipo del cameriere italiano. Però la pizza è la pizza, anche in questo caso non è la pizza quella che ti servono normalmente nelle pizzerie napoletane o milanesi, è una pizza con la salsiccia, la cosiddetta pepperoni pizza, che invece è una cosa americana, tant'è che mi piace anche questa immagine, sempre il solito cameriere con i baffi. Now what's Italian for pizza? E non lo so, vediamola come volete. Quindi anche la pizza, che dovrebbe essere un prodotto locale, nazionale, globale, chi lo sa. Questo ci porta a pensare a quanto globali sono in realtà coloro che in qualche modo gestiscono quello che ci arriva nei piatti, nel supermercato, come ha fatto vedere benissimo prima la persona che mi ha preceduto, come siano giganteschi questi settori che controllano effettivamente quello che ci arriva nel piatto, lo controllano al punto che, per esempio, questo è un'osservazione niente contro la Lidl, anzi una grande catena di distribuzione, comunque che appartiene a un unico signore. E quest'unico signore non solo ha 11.200 supermercati sparsi nel mondo, ma, e questa è la cosa che mi ha colpito, controlla il 14% di tutte le esportazioni della Spagna. Così. E quindi diciamo che quando diciamo di grandi come dire, un controllo veramente forte su quello che viene prodotto, consumato, distribuito, beh, questo è un esempio interessante. Vado avanti perché mi sono andata a prendere un paio di film passato, di 15 anni fa, e mi piace questo in particolare perché è un film passato un po' in sordina quando è uscito, in realtà è diventato un cult, ed è così un cult che questi protestano dicendo, beh, si pensava che dovesse essere un film, non un documentario, invece forse è diventata una doc fiction. Idiocracy è una distopia, un film ambientato nel 2505, un militare americano che era stato ibernato in quanto l'americano medio, secondo le sue capacità intellettuali, fisiche, eccetera, eccetera, viene dimenticato per 500 anni e quando si risveglia in un mondo in cui sono diventati tutti stupidi, perché quelli intelligenti facevano il dottorato e gli altri si riproducevano in maniera selvaggia, e lui è
diventate la persona più intelligente del mondo. Vi faccio vedere una scena, perché qui si parla molto di pubblicità. Ma che diavolo è? Sembra tipo Gatorade. È quella roba, il Brando. Annaffiano i campi con una bevanda per sportivi. Brando, il Bronca 7, era arrivato a sostituire l'acqua praticamente dappertutto. L'acqua, la sostanza, la base della vita, era stata ritenuta una minaccia per i margini di profitto della Brando. La soluzione era arrivata durante la crisi di bilancio del 2330, quando la Brando Corporation si era comprata la FDA e la FCC, in modo che i due enti le permettessero di dire, fare e vendere tutto quello che voleva. Joe non sapeva niente di tutto questo, ma vide un problema che forse sarebbe stato in grado di risolvere. Trovandosi messo alle strette, Joe fece una mossa ardita. Non si sarebbe levato di mezzo. Questa volta avrebbe guidato lui. Per l'ultima volta sono più che sicuro che a uccidere le coltivazioni è quella roba della Brando. Ma Brando ha quello che vogliono le piante, agli elettroliti. Aspetta un attimo. Tu stai dicendo che dovremmo praticamente usare l'acqua sui campi? Sì. Acqua. Cioè quella del cesso? Beh, insomma, non deve essere per forza presa dal cesso, ma sì, questa è l'idea. Ma Brando ha quello che vogliono le piante? Sì, agli elettroliti. Vabbè. Diciamo che è piuttosto duro con la pubblicità. Wall-E è un film che ha avuto invece un grandissimo successo e sostanzialmente ci racconta più o meno le stesse cose: lo strapotere delle corporation, la capacità di farci comprare una quantità enorme di cose che non ci servono, la loro capacità di ridurre fortemente l'agency degli esseri umani, tanto che gli esseri umani in questo caso sono addirittura incapaci di stare in piedi, vivono in una specie di navicella spaziale separate dalla Terra, perché la Terra è completamente coperta dai rifiuti. Però questo essere coperta dai rifiuti è il risultato. Non vi faccio vedere lo spezzone di film perché sono un po' stretta con i tempi. Dunque, a questo evidente meccanismo di standardizzazione, di globalizzazione, di McDonaldizzazione, qualcuno ha detto, sono state ovviamente delle reazioni. E allora c'è chi parla di, mi piace l'espressione, locavorism, e cioè il desiderio di riportare il cibo al luogo. E allora appunto lo slow food, il chilometro zero, la patrimonializzazione, la certificazione, eccetera. Tutte queste cose sono tentativi importanti comunque di attribuire al cibo un valore di carattere locale. E di certificazione non parlo, perché naturalmente di fronte al pubblico della casa dell'agricoltura credo che sia completamente, completamente inutile, però è certamente è uno degli strumenti che riconosco è importante e fondamentale per riagganciare il cibo, un certo tipo di cibo, un certo tipo di prodotto alla sua dimensione locale, quindi riportargli un valore e una certa, come dire, un significato che in qualche modo lo riconduce al desiderio di autenticità che fa proprio parte di quella memoria di cui abbiamo già parlato questa mattina e che certamente però è importante anche nel condizionare in qualche modo il nostro comportamento di consumatori. A questo tipo di questo processo di locavoring molto spesso associa al un certo tipo di cibo, un certo tipo di paesaggio e quindi ha un'importanza anche dal punto di vista del branding turistico e non solo, del processo di patrimonializzazione e si direbbe di costruzione dell'heritage, infatti in questo caso sono immagini che vanno a riferimento ad un contesto che è stato nel 2015 trasformato in heritage, quindi c'è un processo importante di heritageizzazione, anche se anche in questo caso mi ricollego all'intervento precedente perché da un lato c'è la costruzione dell'heritage, il paesaggio che viene rappresentato in termini di branding e dall'altra parte c'è una scarsissima attenzione alle persone che lavorano, che fanno sì che questo paesaggio sia il paesaggio di cui noi ci, come dire, riempiamo gli occhi per la sua bellezza e che viene mantenuto lavorando da chi. E qui naturalmente non è solo il sud che soffre di caporalato, ma questo è un altro discorso che ci porterebbe lontano e che non ho tempo di affrontare in questo momento. Comunque abbiamo avuto questo processo di patrimonializzazione, in particolare di un certo tipo di paesaggio che risulta particolarmente apprezzato e gradevole, il paesaggio vitivinicolo per esempio, e quindi abbiamo da un lato
Langhe Roero Mofellato, e dall'altro è la zona del Prosecco di Cortigliate e Valdobbiadene. Allora, abbiamo visto il luogo, l'autenticità, l'heritage, altro valore che può essere attribuito al cibo è quello di essere in qualche modo un elemento della iconografia nazionale, e cioè fa parte del nostro essere appartenenti a un certo tipo di collettività che definiamo come nazione. Ovviamente anche per quello che riguarda il cibo si tratta di un processo discorsivo, di una costruzione che ha portato alla standardizzazione di determinate abitudini. Se qualcuno fosse curioso a questo proposito, c'è questo libro molto carino di Franco La Cecla che si chiama La pasta e la pizza, e già dalla copertina si vede come lui parli di un processo di italianizzazione dello spaghetto, che un tempo era riconosciuto come caratteristico e tipico del sud dell'Italia, in particolare di Napoli. Mi spiace che questa immagine non sia venuta benissimo, c'era stato Napoli, mangia maccheroni, erano i cosiddetti squiglizzi che mangiavano appunto gli spaghetti, quelli che noi adesso chiamiamo spaghetti con le mani. La pasta secca, che ha un'origine antica, è stata poi comunque grazie a un certo tipo di, qualcuno ha detto, di fordizzazione dell'alimentazione, portata anche al nord, ed è diventato il piatto per eccellenza italiano, o appunto poi vediamo che ha viaggiato per il mondo, però viene ancora ricordata nella sua italianità. Adoro questa Miracoli, gli spaghetti ovviamente sono spaghetti e una confezione già pronta, in cui però ci fa vedere sempre i classici colori bianco, rosso e verde, appunto la bandiera, Miracoli. E questa è storia del pomodoro, anche in questo caso abbiamo i colori della bandiera, e questa immagine è da Italian Taste ancora. Ovviamente il pomodoro viene d'altra parte dell'oceano, il basilico è una pianta che ha un'origine mediterranea, ma comunque è una combinazione, ma questa è la storia del cibo naturalmente. Il cibo che però poi diventa unico in un certo tipo di combinazione, e quella combinazione viene poi in qualche modo riconosciuta, a quella combinazione viene attribuito un valore all'interno dell'iconografia nazionale. Anche in questo caso si potrebbe chiacchierare a lungo di questi vari prodotti spalmabili che sono diventati icone all'interno della loro nazione, a parte la Nutella, mi piace anche questo con confezioncina bianca, rossa e verde. Potremmo parlare del Marmite, che è una specie di pasta lievitata considerata tipicamente britannica, che però nell'Australia viene trasformata in Vegemite e diventa il simbolo, sostanzialmente il simbolo dell'australianità, è l'Australia icon per eccellenza. Dopodiché c'è il hummus, anche qui qualcuno forse ha visto un film che si chiama Zoan, in cui c'erano 38 battute tutto sull'uso dell'hummus da parte degli israeliani. L'hummus, questo è prodotto, si chiama Sabra, il Sabra, per chi avesse interesse nei confronti della storia di Israele, è la definizione che viene attribuita al nativo di Israele, cioè non ai figli della diaspora, ma coloro che sono nati in Israele, che sono quindi figli di Israele, e come il fico d'India sono forti, capaci di resistere nel deserto. Quindi hanno chiamato Sabra questa confezione di hummus, è così israeliana che chi boicotta Israele boicotta o chiede che venga boicottato anche l'hummus prodotto e distribuito negli Stati Uniti con il nome di Sabra. Quindi il cibo in qualche modo ha tutti questi valori che si incrociano e che fanno cultura. In qualche modo noi attribuiamo al cibo un significato di carattere rituale, è autentico, è originale, è domestico, è locale, anche se non lo è nazionale, è un microcosmo che in qualche modo ci avvicina o ci disgusta nei confronti degli altri. E conta moltissimo non solo quello che si mangia per avvicinarci o disgustarci, ma anche come si mangia. Adoro questa definizione di civile, una società. Sempre sono rimasta sugli spaghetti perché erano un po', come dire, il filo conduttore di questo mio intervento necessariamente breve, cioè mangiare gli spaghetti con un cucchiaio. Quindi se tu mangi gli spaghetti con un cucchiaio, mi spiace, ma non sei affatto civile. E poi però in realtà scopriamo che un sacco di gente mangia gli spaghetti col cucchiaio. Non solo, alcuni considerano mangiare gli spaghetti col cucchiaio una cosa che può essere fatta solo nelle occasioni formali. Non solo bisogna mangiare gli spaghetti, ma bisogna mangiare gli spaghetti col cucchiaio per essere educati e in qualche modo rispettare la formalità dell'occasione. E poi si mangia al fresco, anche in questo caso non è solo come si mangia, ma anche dove si mangia. Ritorniamo all'immagine iniziale, dove l'idea di mangiare all'aperto
fa parte in qualche modo della comunicazione cinematografica, della tradizione. Queste sono immagini di Roma, vecchi film italiani, un film un po' molto più recente prodotto negli Stati Uniti, ma ambientato in Italia, e poi semplicemente Roma. E poi l'idea che si mangi al fresco si viene riprodotta anche all'estero. Questo è un ristorante di un albergo di Mosca, dove si mangia non al fresco, si mangia all'interno dell'albergo, però viene replicata l'idea della piazza all'italiana, sembra di dire anche rossorosa, Italian restaurant, quindi questa specie di riflettersi costantemente degli stereotipi legati al cibo, che però fanno parte di un'immagine della nazione che viene riflessa. E quindi, diciamo, la simbologia che il cibo si porta con sé anche dal punto di vista politico è importante, anche perché appunto in qualche modo è un modo con cui si parla degli altri e si parla anche di noi, ma sempre molto spesso, non solamente per quello che, facendo riferimento a delle cose realistiche, ma a quello che invece è uno stereotipo che viene costantemente riproposto. Arrivo all'ultimo elemento, che era quello che interessa in qualche modo di più, perché credo che mentre le altre cose siano in qualche modo, non voglio dire innocente, perché quando il primo relatore ha parlato del parmesan e del fatto che l'imitazione, il prodotto cosiddetto Italian sounding, abbia delle conseguenze importantissime, quello economiche e purtroppo in termini negativi, per quello che riguarda la produzione italiana, aveva straordinariamente ragione. Quindi il fatto che ci siano tanti stereotipi che si incrociano attraverso tipo di cibo che non è affatto autentico, se non certificato in qualche modo, ha delle conseguenze importanti. Però diciamo che dal mio punto di vista personale, questo legame che è così inaspettato, o forse su cui non si riflette moltissimo, che è quello che lega il valore al cibo nella costruzione di genere, credo che sia quello che merita di essere maggiormente esplorato. Questo libro, che è stato tradotto da poco in Italia, in realtà ha 30 anni e quindi è una specie di pietra miliare per quello che riguarda questo tipo di riflessione, The Sexual Politics of Meat. E cosa dice sostanzialmente? Dice attenzione, perché quante volte viene accostata l'immagine femminile a quella della carne, ma non è solo perché semplicemente è una metafora, perché in realtà c'è una lunga tradizione che attribuisce il mangiare carne ad una, come dire, attribuisce al mangiare carne un significato virilizzante. E qui andiamo a prendere una campagna pubblicitaria che ha fatto storia da questo punto di vista, ed è molto molto interessante, perché è stato naturalmente clamoroso il risultato estetico, il coraggio di questa campagna, ma anche quello che, diciamo, clamorosamente in qualche modo sconcertante vista oggi, la campagna degli anni 50, per quello che ci sta dicendo. Naturalmente riprende tutto ciò che c'è nel cosiddetto discorso sulla carne, che è stigmatizzato da Melanie Joy. Comunque la campagna di Leo Burnett, la cosa che ci dice che mangiare carne è naturale, necessario, normale, soprattutto è virile. Infatti, uno dei commenti di Leo Burnett, cioè, after careful consideration, ci siamo convinti che l'immagine della carne doveva essere virile e quindi sarebbe stata espressa meglio da questa carne direttamente. E quindi lui dice anche perché ha usato il rosso contro il rosso, era un trucco per esprimere appunto questo concetto della virilità. Quella è una campagna degli anni 50, questa è una campagna del 2019, e detto l'associazione della femminilità alla carne, c'è ancora questa? E questa è ancora più clamorosa, la carne prima classe, va bene, è molto elegante. E allora finisco, perché il tempo non è, con un brevissimo accenno sul fatto che nella cultura cinematografica o televisiva continuiamo a vedere gente che mangia carne e dice vabbè, ma si mangiano carne sia uomini che donne, è vero. Ma ogni tanto c'è un personaggio vegetariano, molto raramente, ma quando appare ha delle caratteristiche abbastanza particolari. Devo dire che c'è una crescente attenzione a proposito delle nuove generazioni nei confronti anche di questo tipo di rinuncia o trasformazione dell'alimentazione, per cui c'è un crescente numero di vegetariani e ci sono sempre più vegani. Però la cultura popolare ancora tende ad essere legata allo stereotipo del consumo di carne come un'abitudine, per cui
chi è vegetariano? Beh, è vegetariano Frankenstein. E questo però è interessante perché era vegetariana Mary Shelley, esattamente come suo marito, quindi lei sceglie di dare al suo non umano una caratteristica così, che però riflette quella delle sue abitudini. È vegetariano Frankenstein, è vegetariana Lisa Lay Simpson, è vegetariana l'unico personaggio un po' naif all'interno della serie televisiva del momento, che è La Casa di Carta. Lei però dichiara di essere vegetariana in maniera ufficiale, cioè il mio compleanno, oggi tutti si mangiano vegani, c'è tutto un discorso sul fatto che uno le risponde, sai cos'è? I carciofi dividono, la carne unisce, e va bene. Naturalmente quello che glielo dice è un maschione è molto molto, come dire, che esprime tutte le caratteristiche della virilità anche dal punto di vista fisico. Infine, questa è la cosa forse più provocatoria a proposito delle nuove generazioni, delle riflessioni che possiamo fare sulla comunicazione e su che cosa comunica effettivamente, questo è South Park. È un episodio di qualche anno fa che si chiamava Fun with Bill e meriterebbe da solo una riflessione profonda, perché in questo caso in inglese veal e calf sono due parole diverse. Veal vuol dire la carne che si mangia di vitello, il calf è il vitello. I bambini protagonisti di South Park vanno a fare una visita come quella della Findus, solo che loro vanno a visitare un allevamento di vitelli e scoprono che veal e calf sono la stessa cosa, cioè che il veal è fatto col calf, cioè con questi vitellini, che i vitellini sono incatenati al pavimento perché così non si muovono, perché così la loro carne sarà più tenera e più rosa. Naturalmente i bambini si spaventano, si inorridiscono e quindi decidono di fare una nuova generazione alla loro, quindi la loro reazione è una reazione forte e rapiscono i vitellini, fanno tutta una serie di proteste, inscenano tutte queste proteste. E quello che però decide di essere alla fine, di rinunciare completamente alla carne, avrà un effetto, una sindrome. Si ammala, comincia ad avere degli sfoghi sul viso e poi, scusatemi l'espressione un po', si scoprirà che sono delle piccole vagine. Naturalmente il messaggio è fortissimo, ci sta dicendo attenzione, non è vero, però ci vuole forse la carica satirica di un prodotto come South Park per arrivare a dare un colpo così forte allo stereotipo del consumo di un certo tipo di prodotto e di un certo tipo di costruzione di genere. E con questo ho finito. Grazie mille, non c'era bisogno di correre perché alla fine abbiamo iniziato qualche minuto dopo, per cui è molto interessante il discorso. In effetti ci sono anche molti studi che prendono in esame proprio il mondo della pubblicità. Ho fatto un excursus pochi mesi fa durante un corso dove appunto la carne, in effetti, come diceva la professoressa, è uomo, mentre l'insalatina, lo yogurtino e tutte queste cose qui è donna. E per cui anche soprattutto negli Stati Uniti ci sono diversi movimenti che invece tendono a ribaltare questi stereotipi, perché ovviamente la carne e l'insalata vengono mangiati sia da uomini che da donne. Però diciamo c'è tutta una comunicazione, un filone della comunicazione che vuole inculcare questo stereotipo. Non so se possiamo fare domande dal pubblico, forse attraverso la chat, però non ne ho viste comparire finora. Se qualcuno vuole scrivere qualche domanda, la possiamo leggere e rivolgerla ai relatori, altrimenti ringraziamo tutti i partecipanti. Se magari volete approfondire qualche curiosità tra voi, se avete qualche osservazione tra voi, qualche riassunto, abbiamo ancora qualche minuto, altrimenti ci salutiamo e vi ringraziamo tutti per la partecipazione e vi diamo appuntamento al prossimo con la Casa dell'Agricoltura, con i prossimi argomenti di discussione. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Grazie, arrivederci.